ciurma! Io sono Mazzo Test e benvenuti in questo grande nuovo video paxerello del martedì in cui andremo a provare Scrolls. Vado un attimo a abbassare la musica perché io la sento un po' alta. Non so voi, ma per me è un po' alta. L'ho preso tempo fa con il bundle che c'era dei giochi di carte. Tempo fa, diciamo, con cui ho preso anche l'espansione di Magic. Scrollforge, Card City Knights, Talisman, i due Talisman, boh, comunque, quella roba là. È il gioco della Mojang, la stessa casa produttrice di Minecraft. È uscito non da molto tempo, direi da un paio di mesetti circa, credo a febbraio indicativamente. E ho già fatto tutto il tutorial. È un giochino abbastanza carino. Mi hanno detto che era molto complesso. In realtà, nel senso, può esserlo. Ho provato. Vabbè, ho fatto tutto il tutorial. Poi ci sono dei trial che è un po' come una campagna, insomma. E naturalmente c'è anche il multiplayer. Quelli easy non ci danno problemi, cioè non mi danno problemi. Quelli medi sono già abbastanza tosti, quindi quelli difficili credo che siano molto tosti. Poi vabbè, io vi dico già che sono un grande nabbo, no? Di giochi di carte di questo tipo, ma sono un nabbo in generale. Ma secondo me può essere interessante vederlo. Qua appunto iniziamo con una partita trial. Le carte servono per evocare queste carte che poi sono degli scrolls, cioè delle pergamene, per cui tra l'altro c'è stato anche una diatriba legale con la Bethesda per il marchio di Elder Scrolls, no? Che è quello legato a Skyrim, Oblivion, eccetera, eccetera, di Elder Scrolls Online ultimamente, perché appunto il termine è sempre scrolls, però ha perso la Bethesda, perché alla fin fine non è che puoi mettere un copyright sul termine pergamena, che nessuno può più dire pergamena. Detto questo, allora, noi ci troviamo già con della gente evocata ma senza mana. Il mana viene, il pool di mana, diciamo, viene evocato distruggendo delle carte. In questo caso io andrei a distruggere questo qua che è abbastanza potente, ma per un bel po' di turni non potremo giocare. E andrei piuttosto a mettere questo cumulo di spazzatura che può difendere un po'. Qua abbiamo delle difese, insomma, una sorta di corazzata che non ha attacco ma ha solo difesa e non ha cooldown, perché naturalmente non attaccando mai non ha cooldown. Mentre questi altri qua sono delle unità che possono attaccare e difendersi, possono morire, vabbè, anche questi possono essere distrutti e hanno un cooldown di tot turni. Alla fine del proprio turno le unità che possono attaccare attaccano. Qua non aveva nessuno con cooldown 0, quindi non ha attaccato nessuno. Lui ha evocato questo Mire Shambler, che è un 3-1 con due di cooldown. Allora, io non sono un grandissimo giocatore, però io andrei a fare questo. No, questo qua è lo Jarl da 7, non posso giocarlo. Questo qua è un incantesimo, un enchantment, che avvelena una creatura. Io direi di avvelenare uno di questi qua, tipo questo che ha un 6-3. Non ha tanta vita, quindi può essere una buona opzione per eliminarlo. A questo punto è finito il turno, quindi andiamo ad attaccare con questi. Tra l'altro quelli hanno Trample, come avete potuto vedere. Ah, perfetto, cioè questo è davvero terribilmente easy, nel senso che tutti questi qua hanno, tra virgolette, Trample, che è Relentless, cioè vuol dire che continua a distruggere fin tanto che ha attacco, no? Questi tre trofei in più aumentano di uno di attacco le creature che sono circostanti, no? Quindi sono stra OP, cioè partiamo già da una situazione stra OP, quindi partita molto facile che credo che si concluderà abbastanza facilmente. Questo posso anche scartarlo per del mana e evocare un Sister of the Fox qui. Spostare questo qui e girare la clessidra. Questo probabilmente ci porta già a una situazione di quasi vittoria. Al prossimo turno dovremmo aver vinto, perché basta distruggere cioè il 50% più 1, cioè 3 killer, diciamo, nemici per ottenere la vittoria. A questo punto cosa possiamo evocare?
Allora io direi di scartare questo che tanto non potremo mai giocare perché finiamo la partita prima. Per un po' di mana questa spell cos'è? Ah, ci fa prendere 3 scroll ma non è particolarmente interessante. Potremmo giocare questo qui e mettere questo qua in questa posizione per andare a vincere la partita molto rapidamente. Come potete vedere, quelli che possono attaccare attaccano sempre, continuando avanti e combattendo. Abbiamo vinto anche una carta che è un altro Kingfolk Jarl, che è buona ma costa parecchio. Abbiamo vinto anche dell'oro, diciamo che bah, per essere la prima dai, ci può stare 4 stelle. Perfetto, anche un po' di achievement qua che vanno avanti. Qua c'è anche il multiplayer, come potete vedere. C'è uno store dove si possono comprare dei pacchetti random, diciamo. Dei pacchetti di un determinato tipo di mana. E oppure delle carte consigliate per il nostro mazzo. Dei mazzi precostruiti, avatar, balle varie, idoli. Oppure c'è il mercato nero che tra virgolette è quello dei giocatori, cioè i giocatori mettono in vendita le carte e ci sono delle carte particolari che raggiungono dei prezzi particolari, diciamo. Per cui uno si costruisce un po' il deck in base a quello che preferisce. Io non sono molto abile di queste tattiche, diciamo, e quindi ma poi si possono craftare anche delle carte, diciamo, sacrificandone altre. Profilo. Ho scelto questo omuncolino qua, ma posso anche. Ah, non abbiamo rank, appunto. Nel negozio cosa c'erano degli avatar più carini? Non mi ricordo più. Sì, ma costano un fracco di soldi. LOL. Boh, direi che possiamo fare il Trials numero 2. Questo l'abbiamo. Allora, tre degli idoli nemici per vincere. Ok, anche questo dovrebbe essere abbastanza semplice. Abbiamo un solo deck per ora, che è quello che ho preso dopo alla fine del tutorial. Ah. Ecco, questo è già più impegnativo, nel senso che lui ha delle unità più forti di noi sulla carta. Allora, io andrei a distruggere questo Sister of Beer e andrei a giocare. Questo è qualcosa in più che. Ah, quando è in campo la nostra cosa è quel mana, diciamola tra virgolette. Ah, ma là c'è. Cioè ce n'è uno praticamente distrutto anche. Quindi io lo metterei qua in questa posizione. Un po' nelle retrovie in modo che se per caso avessimo qualcheduno più tankoso lo possiamo mettere davanti. Passiamo il turno. E boh, andiamo a infliggere un po' di danni ma niente di che diciamo. Avrei potuto spostarli in modo da magari distruggerne uno. Questo non credo che abbia quel trample. No. Ah, però prende attacco man mano che quelli fanno danno, insomma. Allora, io sacrificherei questo, che è una creatura davvero fortissima, perché quello là a volare. E se avete visto la mia serie di Magic sapete quanto mi piace la caratteristica del volare nelle carte di Magic. Gli metterei questo Atlas Rebel qua per tirare giù qualcuno. E mi avanza ancora uno e metterei un Beast Rat qua. E giriamo. A quelli attaccano ogni turno, quindi lei diventa terribilmente OP. Quindi alla fin fine GG, cioè nel senso è una partita rapidamente conclusa. Perché questi adesso sono di nuovo a zero, li spostiamo qua. Metto questa qua.
Ah, gioco un altro Boghound. Si sta parando là. Effettivamente si sta parando dove può pararsi. Allora, io brucerei questo totem per altre risorse e metterei questo Ranger. Va qua, anche se è abbastanza indifferente, diciamo. La partita dovrebbe essere conclusa in pochi turni. Adesso non ha più creature, quindi qualsiasi di quello lasci indifeso ci porterà alla vittoria. Quindi, anche senza giocare niente, la partita è conclusa. Sacrifichiamo questo, tanto per. E questo è un'unità a guadagno più 2 di attacco. Facciamo che vincere con un gufetto. Andiamo col gufetto. E la partita è conclusa! Allora, Sister of Owl. Ah, abbiamo vinto questa qua. Questa mi piace perché effettivamente fa vedere bene la tattica per utilizzare quella Sister of Owl che diventa stra OP man mano che i gufi attaccano. Ci sono un sacco di ratti. Tre idoli per vincere. Inizia con dei ratti. Ah, quindi noi non abbiamo niente, ma lui inizia con dei ratti e con dei cumuli di spazzatura, junkyard. Però noi iniziamo con tre di questo mana, diciamo. Allora, io brucerei questo. Sì, posso anche cambiare il mazzo iniziale, ma solitamente mi piace tenerlo abbastanza. Metterei uno qua a difendere la corsia centrale che solitamente è sempre abbastanza nevralgica e passerei il turno. Quello in più dà un bonus di attacco. Allora, potrei giocare un Sister of Beer con facciamo così però. Io farei che sacrificare questo. Ah, questo qua cos'è? Sì, ma non mi interessa particolarmente questo. Potrei mettere questo con un più 2 di attacco, però questo ha 3 di cooldown. Io metterei più che altro un Sister of Beer. In questa posizione. E passerei il turno. Allora, la situazione si fa abbastanza critica, diciamo, perché i ratti sono parecchio forti. Però no, allora non andiamo di Ancestral Totem, altrimenti siamo nei guai punto a capo. Allora, abbiamo già tre shrine che sono praticamente andati, però abbiamo bisogno. No, abbiamo bisogno di mana. Allora, io sacrificherei questo per mana. Giocherei l'Ancestral Totem e il Rugged Wolf. Però il totem lo metterei qua a difesa di uno dei avvelenano per di più. Cribbio, questo è abbastanza un problema. Allora, questo cos'è? Lo sacrificherei per mana. Andrei con un qualcosa che mi permetta di proteggermi. Perché alla fine di sto turno. No, no, non alla fine di. Sì, alla fine di questo mi attaccano. Parare. Cribbio, mi tirano giù quello. Mi tirano giù tutto perso. Cribbio ed è uno facile. Io lo voterei 3. Allora. Vediamo un attimo. Questa spell probabilmente potrebbe essere un danno a tutte le unità. Forse potrebbe esserci comoda in effetti da tenere. Più che altro con delle spell da giocare. No.
Sì, questo andrebbe un sacco bene. Però non posso ancora giocarlo. Sì, io terrei la mano. Sacrificherei questo che non mi interessa tanto come strategia. E giocherei questo per ora. Così diminuisce di uno la vita di tutti. E metterei un lupo qua nella corsia centrale. E anche un ratto. Perfetto. Allora, questo è... No, questo lo sacrificherei per poter giocare il... Questo lo dà a tutti, vero? Bueno. Bueno, è proprio quello che ci serviva, perché così almeno abbiamo fatto piazza pulita. Sì. Ci sta, direi. E passiamo il turno. Ah, haste. Questo lo sacrifichiamo per due carte. Si può sacrificare o per il mana o per due carte, ma si può fare un sacrificio a turno, diciamo. Sister of the Fox. Vabbè, possiamo giocarli tutti e due. Direi di mettere Sister of the Fox qua nella corsia centrale, ma un po' dietro. Un Junkyard qua a proteggere la corsia centrale. E il Ranger qua. Posiziono un po' nelle retrovie. Ah, lui attaccherà con quello. Sì, questo serve un sacco perché aumenta l'attacco e ci permette di tirarglielo giù. Ok, evoca un coniglietto che non serve a molto, diciamo. Questo non mi interessa particolarmente, però ci permette di evocare due creature, effettivamente. Non male la situazione. Potremmo pure effettivamente portarci rapidamente alla vittoria se spostassimo qualcuno in situazione favorevole, tipo così. Allora, ci viene seccato quel tizio, la Quake? No. Questo lo scarterei anche perché costa sempre di più. Sister of the Fox ne metterei una qua. Ma sarebbe un po' un suicidio. Potrei metterne una qua. Lui lo metterei qua. Metterei un Outcast Rebel invece qua. E lui qua. Perfetto, questa si chiuderà abbastanza in fretta. E alla fine il problema è distruggere i ratti iniziali. Effettivamente con il Quake che ci ha permesso di eliminarli tutti, siamo riusciti ad arrivare a una soluzione abbastanza buona, insomma. Un'unità prende più 2 di attacco. Allora io direi di mettere... No, allora io direi di mettere questa qua. Questa qua che attacca e mettere un più 2 di attacco a lei, in modo da concludere la partita con questo giro. Allora, tac, così. Ed è andata. Perfetto. Buena, cioè nel senso ci dimostra come utilizzare la carta Quake. Sì, no, prima l'avevo votata 3. No, io direi 4, perché effettivamente è stata molto utile per imparare la strategia. Detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace se per caso questo episodio vi fosse piaciuto, questo episodio paxerello del martedì. Ci vediamo con i prossimi video, con le prossime serie, con i prossimi video paxerelli del martedì. Domani dovrebbe esserci la serie di Marco 88 che torna, nel senso che è saltata solo per una settimana. Potete iscrivervi al canale e io vi invito a farlo. Ci vediamo presto. Ciao a tutti!